quando fu vicino alla vista della città di Gerusalemme, Gesù pianse su di essa, dicendo: se avessi compreso anche tu in questo giorno la via della pace, ma ormai è stata nascosta ai tuoi occhi. Giorni verranno per te in cui i tuoi nemici ti stringeranno di trincee, ti circonderanno e ti cingeranno da ogni parte, abbatteranno te e i tuoi figli dentro di te e non lasceranno in te pietra su pietra, perché non hai riconosciuto il tempo in cui sei stata visitata. Eh sì, Gerusalemme era stata visitata più volte da Gesù, che aveva fatto anche miracoli, aveva predicato, fatto le sue missioni nella città santa, la città del gran re, Gerusalemme. Ma c'è un drammatico ormai. Gesù dice: ormai la via della pace è nascosta ai tuoi occhi. È un ormai veramente drammatico che ci deve mettere in guardia ognuno di noi, perché se induriamo i nostri cuori come gli abitanti di Gerusalemme li indurirono alla ripetuta amorevole predicazione di Gesù, ci sarà alla fine una impossibilità di tornare, una via di non ritorno che porta all'inferno eterno. Gerusalemme fu portata alla distruzione, e quale distruzione? Lo storico Giuseppe Flavio racconta il raccapricciante destino di Gerusalemme quando i romani, dopo un assedio dei più crudeli della storia, innalzarono 100.000 croci, che su tutta la zona, una scena spettrale, laddove poi fu crocifisso il figlio di Dio, il loro Messia. Furono crocifisse 100.000 persone. Col Signore non si scherza, è lento all'ira, ma poi la sua ira cade e cadde su questa città. Dice: ormai la via della pace è stata nascosta ai tuoi occhi. Da chi? Dalla classe religiosa, dai sacerdoti, dagli scribi e farisei, a cui Gesù imputò che serravano la porta del regno dei cieli, non entravano e non facevano entrare la via della pace. Ormai è nascosta agli occhi della nostra civiltà. Si parla di pace, come ricorre in una delle profezie di Marcello, il profeta di Assisi. Si parla di pace, si cerca la pace, ma gli uomini non sanno più neppure cosa sia pace. La pace solo io posso darla, Gesù. Invece in questa Assisi, per esempio, quante marce della pace, più le fanno e più c'è guerra. Perché? Sono marce umane, si tratta di pacifismo, è una utopia. Francesco salutava dicendo: il Signore ti dia pace. Se non ce la dà Lui, possiamo marciare, deplorare, lamentare, fare missioni diplomatiche e ci sarà guerra. Ormai il mondo si è avvitato in due guerre. Una, se vogliamo, quella con l'Ucraina, è una guerra tra cugini, tra slavi, tra Russia e Ucraina, che una volta faceva parte dell'URSS. L'Europa ci si vuole mettere in mezzo e la pagherà. È iniziata la terza guerra mondiale da quando Putin ha dichiarato guerra alla NATO. Siamo in terza guerra mondiale, solo che non ce ne accorgiamo. Pensiamo che i missili non arrivino qui, pensiamo di farla franca. Invece l'insegnamento di Gesù, quando succedeva una tragedia in un'altra città, dice: guardate, quelli che sono morti lì non erano più peccatori di voi, se non vi pentite, se non vi ravvedete, farete la stessa fine degli ucraini, non è che siamo migliori. E poi c'è una guerra incallita, quella arabo-iraniana, arabo-israeliana, una guerra che non finirà, certo, con le improbabili trattative, perché c'è un odio inveterato tra arabi e israeliani, e dove c'è l'odio c'è la guerra. È inutile che ci illudiamo, perché però a ben pensare è la guerra tra due popoli che sono ambedue anticristo. Israele, che ancora dopo 2000 anni non ha riconosciuto il suo Messia,
Eppure 2000 anni in cui è stata anche vissuta in mezzo a popoli cristiani, si continua a ritenere che Gesù sia un falso messia, forse il più pericoloso dei falsi messia. Quindi offende il nostro Cristo e noi cerchiamo magari di fare qualche improbabile dialogo con la scusa che sono religioni del libro, ma di quale libro? Se il loro Vecchio Testamento loro non ci leggono profetizzato il Messia che è già venuto. Dall'altra c'è un popolo palestinese che nel suo leader in questo momento leggono nel Corano che Gesù non è morto in croce. Non è stato crocifisso, ma se non è stato crocifisso loro e noi andiamo all'inferno, è stato crocifisso per noi. Leggono che non è Dio. E allora chi dice che Cristo non è Dio è l'anticristo. E questa è la situazione ormai ineliminabile e che continuerà, perché continua l'odio e continua soprattutto il ripudio di Cristo, di Dio. Dall'altra parte c'è un Occidente che praticamente è ateo, un ateismo edonista, consumista, cerca il piacere, cerca, come è scritto, l'utilità degli uomini saranno amanti del piacere anziché di Dio. Dall'altra c'è una chiesa che a volte un po' in qualche maniera smentisce le sue radici apostoliche, cioè non predica come predicava San Pietro, come predicava San Paolo, non è apostolica in questo senso. Che possiamo fare? Gesù dette al popolo di Gerusalemme, nonostante la sua pervicacia, delle istruzioni. Quando vedete gli eserciti intorno, scappate, fuggite. Ci sono quelli che si ostinarono a dire no, noi siamo il popolo di Dio, non ci vinceranno e furono trucidati. Ci sono quelli che invece intesero e fuggirono al di là del Giordano e si salvarono. Così a questo nostro occidente il Signore dà delle istruzioni. Leggiamole. Perché i tempi si avvicinano anche per noi. State ben attenti che i vostri cuori non si appesantiscono in dissipazioni, ubriachezze e affanni della vita, e che quel giorno non vi piombi addosso improvviso, come un laccio esso si abbatterà sopra tutti coloro che abitano sulla faccia di tutta la terra, un giorno globale. Vegliate e pregate in ogni momento, perché abbiate la forza di sfuggire a tutto ciò che deve accadere e di comparire davanti al Figlio dell'uomo. Queste istruzioni che parlano di conversione, parlano di ravvedimento, parlano di una vita timorata, parlano di preghiera, parlano di una vita possibilmente comunitaria in cui si prega insieme. Queste istruzioni sono per noi, sono per noi, sono le istruzioni degli ultimi tempi, per gli ultimi tempi. Come ricorre in una profezia di Marcello Cai, questo nostro profeta, il grande giorno è vicino. Ravvedetevi, svegliatevi, pregate, perché quel giorno è alle porte. Ma noi diciamo anche che quello sarà il giorno del Signore, in cui Lui romperà nella storia e comparirà in cielo un grande segno, un segno della croce, e tutte le nazioni si batteranno il petto, diranno: ma allora? È vero, sì, è vero. Beato che lo riconosce adesso. Vieni, Signore Gesù.